Sconfitti a testa alta. L'applauso finale degli spettatori alla compagine allenata dal Pampa Sosa serve soltanto a rendere meno amaro il boccone della sconfitta contro un Akragas che, alla lunga, dirà la sua in ottica promozione. Eppure, i padroni di casa hanno iniziato benissimo la gara con una bella occasione capitata sui piedi di Alisson, la cui girata termina al lato di poco, e con un guizzo di Capitan Vitale che vede con lo specchietto retrovisore lo Monaco fuori dai pali, ma la sua conclusione termina alta di un soffio. Si risvegliano i siciliani con Meloni, mattatore di giornata, che anticipa il portiere in uscita, ma la rosa fa salvi tutti e tiene botta. Buona occasione per Chiaria, capitato a tu per tu con Lombardo, ma è bravo l'estremo rossonero a salvare di piede. Verso fine frazione le emozioni esplodono. Meloni, al 41esimo su un batti e ribatti in area, trova lo spiraglio giusto per sbloccare il parziale. Passano solo 2 minuti e Vitale, su palla inattiva, viene imbeccato alla perfezione sul secondo palo per il pareggio con cui si chiude la prima parte di gara. La ripresa offre il vantaggio dell'Akragas al 12esimo grazie ad una bella discesa di De Zai, il cui cross trova la deviazione di Meloni per la doppietta e il nuovo vantaggio degli ospiti. Il Sorrento prova a reagire, ma l'Akragas fa buon possesso palla e cerca di addormentare la partita, senza però rinunciare a offendere. Vindigni di testa manda alto, poi Arena, in discesa, tiene impegnato Lombardo che blocca a terra. Solo nel finale Pasini ci prova, ma da troppo lontano per poter impensierire la retroguardia siciliana. Finisce così, il Sorrento esce sconfitto dal campo Italia. L'Akragas ottiene una vittoria difficile e importante.